Amici, buongiorno. Oggi vi farò vedere come fare i passatelli in brodo. Primo step, passatelli. Allora, prendete una ciotola di grandi dimensioni e ci mettete 150 g di parmigiano, dell'ottimo formaggio, mi raccomando, per la buona riuscita del passatello. Dopo cosa serve? Al parmigiano aggiungete 150 g di pane grattato e mischiate insieme. Mescolate all'inizio con una forchetta. Poi cosa fate? Rompete tre uova. Le uova io metto tre intere. Dopo alcuni usano due rossi e una intera oppure due intere. Insomma, la mia ricetta è con tre uova intere. Vengono più morbidi. Girate sempre con una forchetta e mettete un pizzico di sale. Poco perché se il formaggio è salato, dopo rischiate di rovinare il passatello. La scorza di mezzo limone, ma neanche un quarto. Poi dipende dai vostri gusti. A me piace che non si senta troppo. Ecco così. E continuate sempre a girare. Mettete, io metto un pizzico di pepe e pizzico, veramente un pizzico di noce moscata. Ecco, è andata pure troppa, allora io la tolgo. Faccio così perché non mi piace che si senta troppo il sapore della noce. E iniziate a girare. Girate prima con la forchetta e poi vi aiutate con le mani. Sposto così, vedete meglio. E questi passatelli sono veramente veloci. In 3 minuti sono pronti, come del resto tutte le mie ricette. Formate una palla e prendete uno schiacciapassatelli. Si trova se non lo avete a casa, si trova comunque in qualsiasi supermercato o comunque negozio che vende articoli per la cucina. E al limite potete usare uno schiacciapatate se non avete proprio schiacciapassatelli. Voi ne sentirete la consistenza morbida, deve essere abbastanza morbida, altrimenti il passatello, se viene troppo duro, non è proprio buonissimo. Vi aiutate con, prendete un vassoio, vi aiutate dallo schiacciapassatelli e prendete, fate una pallina. Guardate qua, ecco i nostri passatelli pronti. Ecco. Io ora vi faccio vedere solo questi, poi continuo. Cosa fate una volta che sono pronti? L'avete fatti tutti, li lasciate all'aria, quindi per 5-10 minuti. Quando il vostro brodo bollirà, ce li mettete dentro, li tirate su, appena vengono su li togliete, ci vorranno all'incirca 2 minuti. Ora vi farò vedere il procedimento del brodo. Cosa serve? Serve una pentola di medie dimensioni con 1,5 litri di acqua. Poi 300 g di carne. Io ho utilizzato metà gallina e metà magro di vitello. Una cipolla che mettete nella vostra pentola. Una carota che mettete sempre nella pentola. Una costa di sedano. E la vostra carne che mettete sempre all'interno della vostra pentola. Mettete una bella manciata di sale, mettete il coperchio, accendete a fuoco basso dall'inizio alla fine, lo fate stare al fuoco per almeno 2 ore e mezza. Ecco qua i nostri passatelli, belli e pronti per essere buttati nel nostro brodo. Allora, cosa fate? Prima di buttarli nel brodo, mettete una manciatina, ma neanche un cucchiaio di farina. Questo procedimento serve a non farveli rompere per avere una maggiore sicurezza. Il nostro brodo bolle, naturalmente avete tolto prima il lesso e le verdure che utilizzerete per fare la videoricetta della carne lessa in insalata. Mi raccomando, non buttatelo via. E buttate i vostri passatelli. Appena verranno su, tipo 2 minuti. I passatelli sono pronti, guardate. Ecco qua. E
la pasta più veloce che c'è. Ora, potete, questi possono essere gustati sia con il brodo, come vi ho fatto vedere ora, sia con un bel sugo, anche un bel sugo di pesce. Ecco qua. Se vi è piaciuta la mia ricetta, seguitemi al canale YouTube, le ricette di Lloyd, Facebook e Instagram. Alla prossima, amici!